celebra oggi la Chiesa, 30 di agosto, Santa Gaudenzia del primo secolo, una vergine romana che soffrì il martirio insieme ad altre sue compagne cristiane. Non è molto quello che sappiamo di lei, ma riteniamo che sia sufficiente dire essersi trattato di una vergine e di una martire, di una donna cioè che consacrò tutta la sua vita a Dio. E siccome andiamo verso la conclusione del mese di agosto, questo mese nel quale la Chiesa ricorda l'assunzione di Maria Vergine al cielo, questa festa che è particolarmente vicina al cuore e all'anima dei cristiani, mi preme fare un piccolo rilievo sulla festa stessa. Tante volte c'è da domandarsi perché tanta sensibilità da parte di noi cristiani nei riguardi di alcune feste in modo particolare. Ecco perché in queste feste avvertiamo di proiettare, per così dire, il nostro stesso destino. Immaginare nella assunzione di Maria al cielo il primo passo di un percorso umano che va dalla terra al cielo è cosa veramente bella, è cosa che i santi conoscono molto più profondamente di quanto non possiamo conoscere noi, ma che noi stessi, attraverso quello che la fede ci propone, riusciamo splendidamente ad intravedere. Il nostro destino non va verso il nulla, il nostro destino va verso il tutto, va addirittura verso la risurrezione della carne. E la Vergine Maria è la prima di coloro che ci raccontano quale sia questo nostro destino. La presenza nel cuore di Dio con la nostra anima e il nostro corpo. Ricordo al riguardo alcuni versi di un poeta. Scriveva così: sbigottita, colse la terra nel tuo volo il suo ultimo esaltante destino, e non un grazie ancora immaturato che tutta la soddisfi, povera terra della vicenda umana. Parole nobili, parole belle, parole che debbono impegnarci a trovare quel grazie al destino ultimo col quale Dio si annuncia nella nostra vita e che la Vergine Maria pienamente già vive.